Ciao Viola! Cosa Ciao! ci fai vedere oggi? Il mio quaderno delle caramelle. Volevo insegnarvi a fare i vestitini con le carte di caramelle. E poi vengono sul mio quaderno, guardate, come questa. Ma è fantastico! Ne ho anche altre. Vuoi che le prendo? Sì, dai! E poi ci fai vedere un'altra come fai? Un'altra uguale a quella. Sono uguali queste. Verranno tipo uguali, credo. Un'altra con le fragoline disegnate. Poi una marroncina che credo che sia o alla mora o al mirtillo. E una davvero al mirtillo, che sono quasi sicura. Aspetta, faccio vedere quale ho già fatto perché ne ho già fatte alcune. Aspetta, non è qui. Oh sì, sì, è qui. Guardate, questo è il primo che ho fatto. Un, due, tre, una bambina sulla barca. Ma è bellissimo! Poi ne ho fatti altri due, guardate. Belli! Questa invece sta piangendo, questa. Infatti ha le lacrimucce. Aspetta, ora ve ne faccio vedere un'altra, altri due. E questi due? Tra questi due, quale preferite? Io, se posso dire la mia, preferisco quello di sinistra, quello con il fiocchetto dorato. Se anche questo è il mio preferito. Ora vi faccio vedere come si fa. Dai. Guarda, prima prendo la mia forbice e la mia colla e scelgo una carta di caramella. E poi faccio un bel vestitino. Guardate. Forse mi verrà un po' male. Ma vabbè. No, perché dici così? Spero che mi venga bene. Questo è un lato. Sì. Perché è qui che faccio lo scolletto. Vi piace a voi? Sì, è bellissimo. E con quello ci fai un vestito, quindi? Quindi adesso che fai? Lo incolli, giusto? No, devo prima fare il colletto. Facci vedere un po' come fai. Un piccolo colletto a V. Ah, il collo V, bello! Lo faccio in tutti i miei vestitini. Mi piacciono i colli a V. Aspettate, devo incollare delle cose. Apriti! Abracadabra! Ha funzionato! Sai cosa dico io quando voglio che qualcosa si apra? No. Apriti sesamo! Apriti sesamo! Bella trovata! Non l'ho inventata io, eh. È diciamo che è un classico. Cosa sono i classici? Oh mamma mia, che domanda! I classici sono delle cose di solito vecchie del passato che sono talmente famose e conosciute che tutti le conoscono. Si dice che sono dei classici, non lo so, per esempio Cenerentola è un classico, o I Tre Porcellini è un classico. Le storie che ci sono nelle più belle fiabe. Il libro che abbiamo noi che leggiamo la sera? Sì, quelle sono tutti dei classici. I Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso. I classici possono essere delle storie o possono essere anche delle canzoni, per esempio. O dei film anche. I film? Sì. Tipo il film di Cenerentola, è un classico, quindi? Quello che abbiamo visto ieri sera, sì. Viola, che hai fatto adesso? Ho messo la colla al mio vestitino, ma si è rotto. Oh, ci picchia. Adesso cosa farai? Incollo prima il vestitino, poi incollo la manica che si è rotta. Fammi vedere un po' come fai. Lo incollerò qui. Wow. Quel pezzo che manca è questo, l'altra manica. Ecco qui. Mitico. E adesso? E adesso voglio c'è l'ultimo tocco per questo vestitino meraviglioso, che a me piace tanto.
ho preso il tocco finale. Guardate che bello! Ah, ma è un nastrino dorato! Non è... Sì, è dorato, però c'è quello opaco, quello a paillette, quello così, però oro, che scintilla, quello proprio lucido e quello lucido con il... che è un po' arcobalenino. E adesso che facciamo, Viola? Metto il nastrino al vestito. Wow! Quanto mi serve lungo? Vediamo un po'. Viola, vuoi una mano con il nastrino? Vuoi che ti tengo un dito da qualche parte per tenerlo fermo? Tu lo tieni, io taglio. Posso darti una mano? Tu hai una mano per tenere e una mano per tagliare. Può funzionare così? Quanto corto serve? Cortissima! Perché devo fare il fiocchetto. Corto, ma corto, ma corto. Corto, corto. Difficile, sai, papà? Ce l'hai fatta? Quasi. Devo tagliare ancora un pezzo. Ci fai vedere come lo incolli? Mm-hmm. Certo. Oh, sei incollato al dito. Dai, 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 ce la puoi fare, forza. Non che sei incollato al dito, ma... Sì, ce l'hai fatta, baby. Foglio. Fammi fare un dettaglio. Minda. Yeah, baby. Non abbiamo neanche... Ha preso proprio tutto. Prendiamo un tocchino. Guardate che bel tocco. Le matite colorate. Devo fare la testa. Fai un giro con le matite colorate. Dai, allora mi sposto di qua. Sono venuti malissimo i capelli. Che ne dite? Ne facciamo un'altra? Sì, baby. Anzi, non facciamo proprio un'altra cipessa. Facciamo una piccolina, la sua sorellina. Dai, ottima idea. Ora incollerò un bel po'. Piccoli dalla sorellina per giocare un po'. Posso vedere cosa hai fatto, cosa hai incollato che non ho visto? Certo. Aspetta, fammi vedere un po'. Wow, sembra una gonna. Ho indovinato? Volevi dire vestitino. Ah, è tutto il vestitino. Wow, fammi inquadrare bene. È bellissimo. Ora faccio i capelli piccoli. Oh, malissima. Perché alla festa del compleanno sua, però la sua sorellina è molto arrabbiata. Dice, ma non è giusto. Perché non è giusto? Perché voleva che la sua. Ah, è la festa di compleanno di quella grande e la piccolina fa i capricci perché vorrebbe che in realtà fosse la festa di compleanno sua propria. Ne facciamo un'altra qui. Sì, va bene. Aspetta, però adesso lì c'è la colla. Se giriamo e mettiamo insieme i fogli rischiamo di fare un pasticcio. Dovremmo lasciare asciugare questo. Che ne dici? Senti, Viola, volevo ringraziarti per averci fatto vedere il tuo bellissimo quaderno delle caramelle. Prego, di niente. Senti, hai ancora qualcosa da dire? Sì. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ciao! A fare un altro vestitino! Vediamo, dai! Ciao!